Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come creare e caricare uno shorts su YouTube. Ragazzi, per caricarlo alla giusta qualità, al giusto formato, quindi ad esempio come potete vedere qui ci sono due dei miei video, questo è a noni sedicesimi e questo invece a 16 noni, quindi come potete vedere il video si vede così, ok? Un gioco di Apex Legends. Chiudo questo, adesso riapro un attimo questo e vi faccio vedere una cosa. Ed eccolo qua. In un formato giusto, quindi questo è noni sedicesimi e questo è 16 noni. Se carico questo video su YouTube si vede solamente questa parte, solo questa, invece i bordi neri non si vedono. Quindi come realizzare uno shorts perfetto, ok? Quindi userò oggi due dei miei programmi editing, sia VideoPad Editor Video che Adobe Premiere Pro, per farvi capire un po' come funziona il procedimento. Iniziamo prima con Adobe Premiere Pro. Prendete il vostro video 16 noni, lo caricate sul vostro programma editing. Andiamo un attimo sulla sequenza, che se avete un programma editing diverso dovete avere per forza una sequenza. Andare un attimo su impostazioni della sequenza e invertire il fotogramma, quindi 16 noni. Io metto, visto che il video è di 1024x576, voi dovete invertire i numeri, quindi faccio 1024 e qui 576 e sono noni sedicesimi. E faccio ok. Sì, faccio ok. Ed eccolo qua il video. Ora si vedono questi bordi neri che danno anche fastidio. A me basta solamente zoomare nel video facendo così. Ecco, qua. Si vede solamente questa parte, ok? Ok. E per esportare questo video su Adobe Premiere Pro basta andare un attimo su Esporta. Lo esportate così come basta che andate su Video. Vabbè, è una cosa di Premiere Pro, però a voi su un altro programma editing non c'è. Però faccio un attimo così. Qua scrivo un attimo 8 e faccio Esporta. Ok, ha un altro nome, quindi ci metto API e faccio esporta. Voi dovete solamente fare un'esportazione su un programma editing. Questo è un programma editing professionale. Adesso passeremo su un programma editing meno professionale che è VideoPad Editor Video. Alla fine, su un programma editing basta l'esportazione, quindi se lo esporti bene e lo zoomi in base al formato del video, così uscirà veramente un bellissimo shorts, quindi eccolo qua. Quindi, come ho detto, se io adesso lo carico su YouTube, si vede solamente questo video, solo questo. Per esempio, adesso vi faccio vedere una cosa. Eccolo qua. Ok, l'ho caricato ed eccolo qua, solo questo video si vede. Quindi ora passeremo su un programma editing meno professionale, quindi adesso prendo un attimo il video che mi serve, questo video che ho realizzato, quindi 16 noni. Su VideoPad Editor Video questa è la sequenza, ok? Questa è la sequenza, quindi faccio un attimo 16 noni, eccolo qua, bello grande. Da 16 noni lo metto noni sedicesimi, faccio su effetti per scalarlo, quindi zoomarlo. Come avete visto su Premiere Pro, potevo direttamente cliccarci sopra e zoomarlo. Invece su VideoPad Editor Video posso fare così. Devo per forza fare così.
E si vede nello stesso formato come l'ho realizzato su Adobe Premiere Pro, ok? Identico. Quindi, come ho detto, l'unica cosa più importante è anche fare un'esportazione per bene. Quindi metto un attimo questo, faccio 60 fps, scrivo APP, PP, 1080x1920 e faccio crea. Ok. Quindi ragazzi, abbiamo creato, realizzato uno shorts, quindi se vi servono questi programmi, usate questi programmi editing, entrate nel server Discord se avete bisogno di Adobe Premiere Pro, ve lo passo io, e se invece volete usare VideoPad Editor Video, che è un programma molto molto semplice, solo che ha bisogno di un'attivazione, io ho anche la chiave per attivarlo, e ovviamente abbiamo realizzato lo shorts, adesso non ci basta che caricarlo. Quindi vado un attimo su Google Chrome, vado sul mio canale YouTube. Ciao a tutti ragazzi e ben... Vado sul mio canale YouTube, faccio carica video. Prendo questo che ho realizzato attraverso Adobe Premiere Pro. Quindi ora che è uscito questa funzionalità, un nuovo aggiornamento di YouTube, adesso possiamo caricare i shorts e guadagnarci anche sopra. Scrivo a caso, scrivo così, 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 dando un titolo a caso, e scrivo e faccio questo. Hashtag shorts. Basta. Fate così. Scrivete un titolo e mettete hashtag shorts. E poi scrivete altri hashtag, quindi... Che ne so, tutorial, Windows, Apex, un gioco, qualsiasi cosa. Quindi basta che c'è Shorts, ok? Basta che c'è Shorts. Se non c'è Shorts, ve lo farà uscire come un video, ok? Come un video. Io lo tolgo perché non mi serve, quindi non devo caricarlo. Elimina. Quindi, come ho detto, come realizzare uno shorts, caricarlo, potete anche guadagnarci sopra, poi dipende anche dai termini, se avete i requisiti per guadagnarci sopra, perché dicono o fai 4.000 ore, 1.000 iscritti, oppure fai 10 milioni di visualizzazioni in un mese su uno shorts. Esagerato, però. Io sono idoneo alla monetizzazione sugli shorts, perché ce l'ho da parecchio tempo, perché ho più di 1.000 iscritti e più di 4.000 ore. Quindi ragazzi, se questo video vi è stato utilissimo, io vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!